L'ho preso in mano, l'ho provato, sono andato all'App Store e ho preso in mano l'iPad, il mitico iPad, l'ho diciamo provato proprio fisicamente con le mie mani, come dicono qui a Roma. All'App Store di Roma S mi sono recato per vedere appunto non solo per l'iPad, ma anche per l'iPad, perché ogni volta che vado a Roma Est, al centro commerciale, comunque faccio il mio pellegrinaggio obbligatorio e dovuto. Doveroso, appunto, dovuto all'App Store, che è uno dei migliori in Italia, no? Se non proprio il migliore in Italia. Mi sembra c'è un altro al sud, l'hanno aperto, cioè, ce ne sono diversi anche in Italia, però questo di Roma Est è il primo, mi sembra, uno dei migliori in Italia. Vabbè, lasciamo perdere, mi stavo incartando, comunque lo conoscete tutti Roma Est. L'ho preso in mano, l'ho tastato, e che devo dire, innanzitutto mi sembra un pochino più cicciotto rispetto all'altro. Io ti parlo dell'iPad nuovo. Che cosa? Così, di primo impatto niente di nuovo, uno lo vede, vabbè, grosso modo come gli altri, un pochino più bombato, appunto, più consistente, mi è sembrato, forse proprio perché ha un processore e delle risorse più potenti e migliori. Però di primo impatto non mi ha sbalordito, no? Come per esempio quando uno per la prima volta vede l'iPad, è normale questo, no? Anche l'iPhone. E quindi ho visto che c'è la doppia videocamera. La videocamera verso l'interno è molto, sembra fatta di buona qualità. E per esempio, ecco, per fare una situazione come questa su YouTube, registrare con una videocamera verso il sottoscritto nella sua bellezza. Questo potrebbe essere, per esempio, l'iPad utile. Però ho visto così dentro l'iPad nuovo delle applicazioni come GarageBand o altre applicazioni, insomma, più da PC desktop. Ecco. Infatti, quello ci si comincia a chiedere tra gli esperti, ma anche tra la gente comune come me. Cioè, questi tablet possono sostituire completamente le funzionalità dei desktop o dei portatili, diciamo, potenti, non dico dei netbook, e aggiungere anche il fatto di essere leggeri, pratici, facili da usare, possono sostituire, alla luce di questo iPad che ho visto, direi che per tante applicazioni già si possono sostituire. Quindi, insomma, diventa interessante anche proprio non solo per leggere, per divertirsi, per fare il figo con gli amici, per andare a portarselo al mare, per sentire la musica, per mettersi sul divano comodi, ma potrebbe iniziare a essere uno strumento, utile, facile ed importante anche nelle applicazioni professionali, per esempio per registrare musica, per fare del video editing. Certo, registrare un video, no, per strada con questo oppure anche a casa con l'iPad così rimane ancora scomodo, no? Però per esempio con la videocamera interna uno lo poggia e fa insomma, ha una comodità di fare dei video, soprattutto se ha poi il 4G, non più il 3G, 4G dei video per YouTube, per esempio, comodi. Così via. Prezzi 599 euro il 4G, 479 il wifi semplice, mentre interessante per chi come me ha pochi soldi nel portafoglio, ma siamo in tanti con questa crisi, 399 il wifi 16 giga e 519 il 3G, quello però l'iPad 2. Quindi questa è la mia prima impressione, delle riflessioni così da consumer. Mazza, sto imparando l'inglese, sto imparando l'inglese. I'm learning to speak in English. Yeah, thank you. Ok, quindi questa è prima impressione, test, prova su strada, cioè su strada, sulla strada del centro commerciale e all'App Store di Roma Est, del nuovo iPad. iPad.